La fortuna del pittore Vermeer di Delft è piuttosto recente. Fino al secolo scorso lo conoscevano soltanto pochi collezionisti e pochi studiosi olandesi. È stato il secolo XIX, con le sue grandi raccolte d'arte e soprattutto con la sua investigazione scientifica, storico-artistica, della pittura dell'Europa settentrionale, a estrarre lentamente dall'oscurità questo genio, questo colosso, che possiamo vedere soltanto nei musei stranieri, in quanto l'Italia di lui non possiede praticamente nulla. Nell'angolo di una stanza, vicino ad una finestra con piccoli vetri, un uomo è chino su un globo celeste. Davanti a lui un tappeto, dei libri, degli strumenti scientifici. Nello sfondo, un quadro, un armadio, altri libri. L'astronomo è un piccolissimo quadro, 45 cm per 50. Assomiglia ad un altro dipinto, le cui dimensioni sono quasi le stesse, realizzato l'anno dopo, il geografo, che si trova al museo di Francoforte. Il personaggio è lo stesso. Il geografo è chino su una carta, ha un compasso in mano. Le due tele sono rimaste a lungo insieme. La loro rassomiglianza annuncia una caratteristica dell'opera. Vermeer, solo 34 tele conosciute, delle variazioni in serie intorno a scene di interni enigmatiche. Ogni quadro è in relazione con tutti gli altri. Per capire l'astronomo bisogna conoscere l'insieme. Tre opere di gioventù. La Mezzana, 1656, Vermeer ha 24 anni e influenzato da Rembrandt. Il Riposo di Diana. Cristo in casa di Marta e Maria. Il militare e la fanciulla sorridente. La ragazza addormentata. La lettrice alla finestra. La lattaia. La donna alla finestra. Donna che beve con un gentiluomo. Donna con due gentiluomini. La collana di perle. La donna con la bilancia. La lettrice in blu. Il concerto a tre. La lezione di musica. La lezione di musica interrotta. Ragazza con il velo. L'attribuzione a Vermeer è contestata. Ragazza con il cappello rosso. Ragazza con il turbante, la merlettaia, la chitarrista, la suonatrice di liuto, giovane donna che scrive, giovane donna e domestica con una lettera, la lettera d'amore, giovane donna che scrive una lettera e la sua domestica, dama seduta alla spinetta, dama in piedi alla spinetta, due paesaggi, una strada di Delft, veduta di Delft. Due allegorie, l'allegoria della fede, l'allegoria della pittura. Pittura senza viso. Si è pensato che si fosse rappresentato nella Mezzana come Rembrandt nei suoi autoritratti, oppure in altri quadri, in Gentiluomo, in Maestro di Musica, in Geografo, in Astronomo. Così come avrebbe fatto con sua moglie o le sue figlie, ipotesi affascinanti ma non verificabili. Alcune tracce negli archivi della città di Delft. È nato ed è cresciuto da un lato della piazza del mercato. Poi, dopo il matrimonio con Caterina Bolens, è vissuto nell'altro lato. Lei è una cattolica, lui protestante. Forse si convertì. Avranno 11 figli. Ispirati da quelli di casa sua oppure completamente inventati. Sembra che nei quadri di Vermeer ci siano solo 5 stanze. La stanza più rappresentata è una sala con il pavimento di piastrelle bianche e nere che il pittore ama a volte invertire oppure trasformarne i motivi. Una camera più piccola con le piastrelle a scacchi o con una finestra stemmata. Un salone con grandi finestre doppie e il muro bordato da maioliche di Delft. Una stanza con una finestra più rustica e dall'arredo più spoglio. Infine una piccola stanza con finestre doppie che è quella del geografo e dell'astronomo. La maggior parte delle scene d'interni si svolgono in un angolo. A sinistra le finestre e la luce. In fondo un muro in parallelo con il piano del quadro. Si vedono a volte il pavimento e una parte del soffitto, mai l'esterno. Le proporzioni di queste stanze e le prospettive sono così precise che un autore ha potuto tracciarne i piani e dedurne che Vermeer lavorava seduto, vicinissimo al suo soggetto, lo sguardo a circa 1,10 m dal pavimento. Lo stesso autore ne ha dedotto che il pittore doveva misurare tra il 1,65 m e il 1,70 m.
Partendo dalle sole informazioni contenute nell'astronomo, è stato possibile ricostruire esattamente l'ambiente e verificare la fedeltà delle luci, delle ombre e delle proporzioni. Per passare dallo scenario dell'astronomo a quello del geografo, basta cambiare l'asse della camera e le luci. Da una tela all'altra si ritrovano gli stessi elementi decorativi: il boccale, la sedia con le teste di leone, la viola, il quadro, la finestra decorata, il tappeto, la carta geografica. Anche nell'abbigliamento femminile si ritrovano frequentemente gli stessi elementi, come la giacca gialla bordata di ermellino e i gioielli di perle. Ci sono spesso delle carte geografiche appese ai muri. Sono tutte carte autentiche vendute all'epoca e di cui gli olandesi amavano ornare le loro case. Esistono ancora oggi in diverse biblioteche d'Europa e d'America. Altro oggetto frequente, il quadro nel quadro. Alcuni sono ricorrenti. Vermeer possedeva una tela di Dirk van Baburen, la mezzana, che egli raffigura in due quadri suoi ma con formati diversi. Questa tela appartiene oggi al Museo delle Belle Arti di Boston. Un altro quadro è stato identificato come un Mosè salvato dalle acque. È forse un'opera di Peter Lely. Appare anche nell'astronomo ma in formato ridottissimo. Nel geografo, una carta nautica sostituisce il Mosè. Nell'astronomo, tutti gli altri oggetti hanno un ruolo preciso. Una finestra con piccoli vetri lascia indovinare al centro uno stemma in vetrata, tipico delle case di Delft. Un armadio, profondo, quadrato, può appartenere sia al cartografo sia al pittore. Un compasso, uno strumento familiare che permette sia di misurare le distanze sulle carte, sia di tracciare dei cerchi. Un astrolabio, strumento di origine araba per calcolare il calendario dei pianeti e delle stelle. Un globo celeste, non è immaginario. Un rarissimo esemplare esiste ancora oggi nel Museo Marittimo di Amsterdam. Le costellazioni e i segni zodiacali vi sono rappresentati sotto le forme che hanno sin dall'antichità. L'orsa maggiore, lo scorpione o il cancro. Questo globo celeste è firmato Jodocus Onlius, grande cartografo dell'epoca insieme a Mercator, apparso nel 1600 insieme a un globo terrestre. Vermeer ha dipinto il globo terrestre nel Geografo e nell'Allegoria della Fede. Quel globo si trova oggi nel museo di Norimberga. Un quadrante. Sulla pagina di sinistra una figura circolare. Su quella di destra il testo. Questi pochi indizi hanno permesso di ritrovare l'opera nella biblioteca di Leida. È un trattato di Adriano Metzius sull'osservazione delle stelle. L'edizione dipinta da Vermeer è quella del 1621. È diversa infatti dalla prima edizione del 1614. Infine il tappeto. In Vermeer occupa spesso gran parte della superficie del quadro. Permette al pittore di predisporre delle pieghe che distribuiscono zone di ombre e creste di luce. Di fronte all'ordine della stanza e la leggerezza dei personaggi, il tappeto e la sua massa di materia, disordinata, un po' cupa, sposta l'equilibrio del quadro. Molto probabilmente Vermeer non dispone di uno studio tutto per sé. Lavora alla luce del giorno in stanze normali, ma combina a suo vantaggio tutte le possibilità di illuminazione delle case olandesi dell'epoca. Finestre superiori o inferiori, chiare o colorate, imposte interne o esterne. Vetrate e tende gli permettono di modulare la luce del sole. Ogni stanza diventa una specie di trappola per la luce. Il pittore è vicino al muro di sinistra e la scena è frequentemente illuminata dalle finestre dietro di lui. Sul vaso i riflessi di queste finestre. Dei paramenti gli permettono anche di dosare quella luce.
Il dispositivo di luce delle finestre fa parte del quadro ed è un elemento scenico come gli altri. Nell'astronomo e nel geografo viene usata la stessa finestra doppia, un battente chiuso da una persiana e da una tenda. Due battenti a piena luce con una tenda in primo piano. Nell'astronomo, la finestra dalla quale proviene la luce impone il suo profilo a tutta l'immagine. Essa disegna una verticale rimandata dall'armadio o dal quadro ed una orizzontale riflessa dall'armadio e dalle sue modanature. La composizione esprime un grande rigore geometrico, essendo il tappeto l'unica zona in cui regna una specie di disordine di forme e di colori. La finestra e il quadro, tagliati di netto dalla cornice, inducono delle tensioni verso l'esterno. La direzione della luce provoca un sistema di ombre leggermente sfalsato rispetto alla diagonale. Il centro del quadro si confonde con il punto di fuga delle prospettive. Nel Seicento i pittori che vogliono rispettare la prospettiva utilizzano spesso la camera oscura, una prefigurazione della macchina fotografica. La macchina diventerà sempre più complessa. La camera oscura era una scatola con inserito un obiettivo sul davanti, composto da una o più lenti, e dietro una lastra di vetro smerigliato. Un dispositivo a soffietto permetteva di fare una messa a fuoco approssimativa. L'immagine ottenuta risultava invertita orizzontalmente e capovolta in senso verticale. Grazie a uno specchio si poteva ribaltare di nuovo verticalmente l'immagine, che continuava però ad apparire al contrario in senso orizzontale. Bastava ricalcare i tratti principali dell'immagine per ottenere la posizione delle masse, delle linee e delle prospettive. La stranezza delle immagini di Vermeer proviene forse da questa visione fotografica ante litteram? Primo indizio, la visione per piani. Qui l'uomo è molto più alto della ragazza, un effetto che si osserva con gli obiettivi fotografici di corta distanza focale, quando si è vicino al soggetto. In Vermeer, gli oggetti dei primi piani hanno maggiore importanza. Secondo indizio, la sfocatura. La nozione di profondità di campo è diventata in seguito familiare grazie alla fotografia e al cinema. Se si mette a fuoco in primo piano la frutta, le vetrerie e il muro in fondo risultano sfocati. Se si mette a fuoco il secondo piano, il primo piano diventa sfocato. Infine, se si mette a fuoco il muro di fondo, il primo e il secondo piano risultano sfocati. Nella lattaia i primi piani sono leggermente sfocati, mentre si vedono anche le piccole tracce lasciate dai chiodi sul muro in fondo. Si è così potuto dire che Vermeer dipingeva sfocato, e infatti guardando i quadri di alcuni dei suoi contemporanei si osserva una ricerca di realismo assoluto, contorni precisi e una illuminazione spesso codificata. Vermeer, invece, vuole rendere l'impressione luminosa di un istante preciso. I contorni sono meno importanti. Terzo indizio, il rigore della prospettiva. La prospettiva centrale è una caratteristica della visione fotografica. Spesso, quando la prospettiva provocava degli accorciamenti, i pittori facevano dei ritocchi. Vermeer, invece, accetta che il braccio della lattaia, la mano del pittore e quella del geografo siano accorciati, oppure che gli eccessi di luce sopprimano la linea del naso della ragazza con il velo o della ragazza con la perla. Quarto indizio, il puntinismo. Se si modifica la messa a fuoco di un obiettivo, i riflessi luminosi si spandono e finiscono per produrre degli aloni circolari o cerchi di confusione. Ora, in diversi quadri di Vermeer, lì dove gli oggetti sono appunto sfocati, si vedono numerosi punti luminosi. Quinto indizio, il formato dei quadri. Una lente circolare proietta sul vetro smerigliato un'immagine circolare o leggermente ovale. Un quadrato o un rettangolo appena accennato sono le figure più pratiche per recuperare quest'immagine ed eliminarne i bordi sfocati o più scuri. Da lì viene la forma delle camere oscure. Si è notato che le tele di Vermeer avevano delle proporzioni quasi costanti e che le loro forme rettangolari erano molto vicine al quadrato.
La veduta di Delft è un esempio ancora più eclatante di questa visione fotografica. La città è vista da sud. Al centro, le porte di Schiedam e di Rotterdam. L'orologio della prima porta segna le 7:10. Il sole basso illumina l'est dei tetti. È mattino. La ricchezza dei dettagli e la luce sono tanto più sorprendenti perché all'epoca i pittori non dipingevano mai in esterno. Si può ritrovare il posto esatto in cui Vermeer ha dipinto, il bordo del fiume. Il paesaggio è visto da una certa altezza, ma questa riva è piatta. Vermeer ha potuto installarsi al piano di una delle case che si trovano lì e utilizzare un dispositivo di camera oscura più complesso, forse analogo a quelli che usavano gli astronomi per osservare l'immagine del sole. Avrebbe potuto così disegnare i contorni del suo paesaggio e sistemare alcuni dettagli. Prospettiva centrale, puntinismo, formato quasi quadrato, visione per piani, primo piano e personaggio sfocabile. Tutti questi elementi sono anche delle caratteristiche dell'astronomo. La camera oscura è solo uno strumento. Ha potuto influenzare la visione di Vermeer o suggerirgli diversi effetti, ma non spiega tutto. L'astronomo è dipinto su una piccola tela di lino, tesa su un telaio di legno e probabilmente fissata con dei chiodi di legno sostituiti ulteriormente con chiodi metallici che hanno provocato leggere tensioni delle fibre. È tessuta finemente e sicuramente ricoperta da una vernice scura. Nell'allegoria della pittura, il pittore applica direttamente i suoi colori sulla vernice grigia, dopo aver disegnato con il gesso o con il pennello dei contorni forse ricalcati prima sul vetro smerigliato della camera oscura. I blu del tappeto, i verdi e gli ocra gialli del globo e della finestra, gli ocra rossi degli sfondi e i viola blu della sedia e delle parti scure. Gran parte della gamma dei colori è rappresentata. I pigmenti di Vermeer sono classici. Il giallo ricavato dall'orpimento, i verdi dalla malachite, il bianco di cerussa, ocra giallo, ocra rosso, rosso di cinabro. Uno dei pigmenti preferiti da Vermeer è l'azzurro oltremare ricavato dai lapislazzuli. Abbonda in ogni quadro e serve da base a tutte le ombre. Vermeer non usava il nero, lo otteneva mescolando marrone e azzurro oltremare e preparava spesso i suoi verdi mescolando azzurro e giallo pallido vegetale ricavato molto probabilmente da un decotto di fiori gialli. Questo verde è invecchiato male. Il pigmento vegetale si è degradato. Gli alberi della veduta di Delft sono diventati azzurri, così come gli allori del modello e del quadro nell'allegoria della pittura. Il vestito dell'astronomo ha un colore indefinito, tra il verde e l'azzurro, ed è possibile che si tratti dello stesso fenomeno. Il personaggio dell'astronomo è stato un'ottima scelta. Vermeer esplora materie e luce con lo stesso rigore dello scienziato, così come Newton nelle sue ricerche di fisica ed astronomia. Fino ad allora i pittori dipingevano le ombre con delle sfumature di nero o di marrone. Vermeer, invece, è uno dei primi a usare il colore in gradazione. Nella lattaia, un minuscolo frammento di vetro rotto lascia passare un raggio della luce del sole che l'insieme della finestra filtrava e rendeva blu. La sua attenzione scrupolosa per la luce è ancora più evidente nel trattamento dei riflessi. Dei vestiti sulla pelle dei personaggi, riflesso di questi personaggi nelle finestre o negli specchi. I riflessi coordinano tutti gli spazi e i modelli di un viso. Oppure mostrano ciò che si trova fuori dal quadro, come nella sfera di vetro dell'allegoria della fede. Si ritrova il sistema di finestre aperte o chiuse. Infine il riflesso è ridotto a una specie di atomo di luce con la tecnica puntinista. Cosa è la luce per Vermeer? È il fatto, direi, vitale dei suoi quadri, ma ciò che impressiona è anche qui la scientificità, addirittura meticolosa, addirittura microscopica, con la quale viene osservata la luce e i suoi effetti.
Ci sono dei dettagli nei quadri di Vermeer, molto spesso, che sfuggono anche qui ad un esame sommario e improvvisato. Per esempio, il quadro con la lattaia, c'è una scheggia di vetro, la quale riflette la luce in un modo talmente sottile e talmente preciso da passare inosservata in un primo tempo. Ma la luce è quella che condiziona anche la pennellata di questo artista straordinario. Per capire i quadri di Vermeer bisogna fare un esperimento che, ahimè, molte volte non è consentito. Bisogna cominciarli a guardare non nel loro insieme, ma con una forte lente di ingrandimento da vicino. E allora si assiste ad uno straordinario miracolo, che quelli che sembrano dei grumi di colore, bianco, rosso, azzurro, giallo, delle palline qualche volta di colore applicato sulla tela, e che ognuna delle quali non rappresenta assolutamente nulla, allontanandosi gradatamente dalla tela, cominciano a legarsi l'una con l'altra in una trama che prima è luministica e solo in un secondo momento formale e compositiva. Questo è il grande miracolo di Vermeer. La struttura delle cose è così rivelata dalla capacità della materia di produrre questi minuscoli grani di luce. Tutti questi tipi di pennellate si rassomigliano nell'astronomo. Pennellate medie leggere, larghe pennellate di colore uniforme, pennellate finissime e infine punteggiate. Il quadro è firmato e porta la data 1668. La calligrafia assomiglia a quella di altri quadri, ma nome e data potrebbero essere stati aggiunti dopo la morte di Vermeer da un mercante. La strada percorsa dall'astronomo è abbastanza movimentata. Figura con il geografo in diverse vendite all'asta nei Paesi Bassi. I due quadri arrivano in Francia nel 1785. Le finanze del regno, senz'altro esauste, non permettono di comprarli e i due quadri ripartono per i Paesi Bassi. L'astronomo passa in vendita ad Amsterdam nel 1797 e poi nel 1800, arriva a Londra nel 1863, riappare nell'inventario di Leopold Dubla a Parigi, passa nella collezione di Alphonse de Rothschild, grande collezionista delle scuole del Nord. A partire dal 1938 i nazisti saccheggiano i beni degli ebrei in tutta l'Europa, si appropriano dell'astronomo e delle collezioni dei Rothschild. Destinato al futuro museo che Hitler voleva creare a Linz, il quadro è recuperato alla fine della guerra in una miniera di sale insieme a migliaia di altre opere d'arte e restituito al suo legittimo proprietario. A seguito di un accordo tra il barone Guy de Rothschild e lo Stato, l'astronomo, ultimo Vermeer, che faceva parte di una collezione privata, raggiunge la merlettaia nei piccoli gabinetti del Louvre del 1983. Il primo grande testo su Vermeer, firmato da Thorenburger, esce nella Gazzetta delle Belle Arti nel 1863. Vermeer era riscoperto, i musei si contendevano le sue tele, il pittore entrava nella letteratura. Un globo su un tavolo, una finestra che illumina una stanza. Un uomo che si china. La scena sembra chiara. L'astronomo si è un po' alzato dalla sua sedia per fare girare il globo celeste e verificare un dato del suo libro. Nello stesso modo il geografo, chino su una carta, sospende il suo gesto, alza un attimo lo sguardo e sembra riflettere. Due tele complementari, due attività di ricerca molto alla moda nel secolo in cui le grandi spedizioni marittime rivaleggiano in gloria con le scoperte degli astronomi. Il tema dello scienziato nel suo studio è frequente a quell'epoca. Vermeer, dei momenti sospesi al limite della sonnolenza del sogno. Su questo mondo pacifico, il tumulto di scene a volte ambigue, sguardi che spesso prendono lo spettatore a testimone e la lettera insistente e ossessiva che invita a tutte le decifrazioni. E in effetti le scene dipinte da Vermeer sembrano aver avuto un significato che ci risulta incomprensibile oggi. Una donna in piedi in penombra tiene una bilancia in mano, sul muro appunto un giudizio universale in cui le anime vengono pesate. Un raggio di luce svela che la donna è incinta, forse. Vermeer evoca la questione teologica del libero arbitrio. L'anima del bambino che nascerà è predeterminata oppure no? E l'astronomo ha un precedente famoso. Il dottor Faust di Rembrandt ha una rivelazione dalla luce. Quale rivelazione può avere l'astronomo di Vermeer?
Si è creduto che il Mosè potesse ricordare il profeta che vieta nella Bibbia l'osservazione del sole, dei pianeti e delle stelle. Ma il testo di Metzius, appunto nella pagina dipinta nel quadro, allude invece ai patriarchi, primi osservatori delle stelle. Mosè, responsabile della fuga dall'Egitto verso la terra promessa, è stato spesso legato alla geografia e al viaggio. Egli occupa nell'astronomo lo stesso posto di una carta nautica nel geografo. I due quadri potrebbero significare la condotta spirituale dell'uomo durante la vita. Altro significato possibile per l'astronomo, a lungo chiamato il filosofo oppure l'astrologo, Mosè, salvato dalle acque, simboleggia a volte la nascita di un bambino. All'epoca di Vermeer, astrologia e astronomia erano ancora unite. Un bambino è annunciato. Per fare il suo oroscopo, l'astrologo si china sul globo celeste, in cui si vede chiaramente il segno della bilancia. Infine, i due quadri formano una specie di favola sui quattro elementi del simbolismo classico. Il tappeto del geografo evoca colore e struttura della Terra. La sua carta nautica evoca le acque, il globo celeste dell'astronomo evoca il mondo aereo, il Mosè il mondo acquatico. La luce solare che illumina i due quadri sarebbe l'equivalente del fuoco. Nei motivi del tappeto troviamo delle figure contratte in smorfie e strane forme che sembrano respingere il bestiario fantastico del globo celeste. Saranno sempre possibili altre interpretazioni, perché se l'astronomo mostra un ambiente accuratamente chiuso, ogni oggetto porta fuori dal quadro, verso l'infinito. La finestra aperta sul mondo esterno e la luce, i libri sulle scienze, il quadro nel quadro su un altro luogo geografico e su un altro momento della storia degli uomini, gli strumenti sulle matematiche, il globo sulle stelle. E il minimo riflesso rimanda ad un altro spazio ancora, quello del pittore e della sua rappresentazione. Quella meravigliosa fusione fra colore e prospettiva che io citavo come il grande vanto di Vermeer e anche di alcuni pittori lombardi del nord Italia del 400, ritorna a volte in un artista sommo, anch'esso italiano e anch'esso del secolo XV, Piero della Francesca. Esistono dei piccoli dettagli nei quadri di Piero, dettagli che a prima vista si confondono nell'insieme e che non acquistano quel rilievo che meriterebbero, dettagli nei quali c'è questa miracolosa, diciamo, resurrezione della luce, la quale viene essa a creare le forme. E vi dirò quello che è, secondo me, l'esempio più straordinario. Nella cosiddetta Flagellazione di Cristo, della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, quadro di cui recentemente è stata, a mio avviso, giustamente messa in dubbio il soggetto, che piuttosto rappresenta il sogno di San Girolamo, in questo quadro c'è un piccolo particolare alla sinistra, dietro il tiranno o il re, il quale ordina la flagellazione, un piccolo particolare di una scala in discesa con la sua balaustra. E accanto a questa scala c'è un personaggio con un vestito chiaro. Ora, isolando questo particolare del resto e guardandolo con una forte lente di ingrandimento, ci si accorge che c'è una vibrazione luministica e una costruzione ottica tale da presagire con due secoli di distanza quello che sarà poi il Vermeer van Delft. Ma diciamo una cosa però, che in Vermeer questa scientificità va messa anche in parallelo con quelle che sono le grandi ricerche ottiche e astronomiche del secolo XVII. Io credo che sia impossibile capire Vermeer se non ci si rende conto che siamo nell'epoca di Newton, che siamo nell'epoca della grande ricerca su quella che è la formazione dell'universo e la sua composizione e i suoi movimenti. Siamo agli inizi di quella che è poi la scienza moderna. E in questo campo, ed è un altro merito di Vermeer, la grande arte si sposa con la grande ricerca scientifica. È veramente un assoluto miracolo fra intuizione e fra razionalizzazione, fra ragionamento e poesia, fra tecnica e immagine. È uno dei sommi miracoli della pittura di tutti i tempi.